Ciao! Allora, ragazze e ragazzi, oggi parliamo di qualcosa di cui vi dovevo già parlare da mo', come al solito. E in particolare parliamo di HM. Ma non parliamo di HM in generale, ma parliamo di una linea di prodotti HM e in particolare della linea dei prodotti biologici, uscita ormai all'HM già da un bel po' di mesi. Io devo ringraziare una ragazza che ovviamente ormai è passato del tempo, quindi non mi ricordo assolutamente il nickname, mi deve assolutamente scusare, però questa ragazza è stata molto carina perché mi ha avvisata proprio all'inizio quando questa linea era appena uscita, mi ha avvisata dicendomi che appunto era uscita questa linea di prodotti eco-bio all'HM. Intanto se mi vedete illuminata solo in una parte della faccia è perché sono davanti alla finestra, c'è la tenda, quindi vabbè. Comunque, quindi appunto questa ragazza era stata molto carina, mi aveva avvisata dell'uscita di questi prodotti all'HM e io mi ero precipitata assolutamente a vederli. Ci sono diversi tipi di prodotti, c'è la crema per il corpo, c'è lo scrub, c'è il gel doccia, c'è il balsamo labbra, ci sono diversi prodotti, credo ci sia anche la crema mani. E sono proprio dei prodotti biologici. E hanno ovviamente dei prezzi contenuti, perché insomma si sa, l'HM non ha dei prezzi alti. E appunto ormai sono usciti già da un bel po' di tempo questi prodotti biologici, solo che io li ho anche provati ormai da tanto tempo, solo che ovviamente mi sono sempre dimenticata di farvi questa recensione. Quindi ringrazio ancora la ragazza che mi aveva avvisata immediatamente appena questa linea di prodotti era uscita e passo appunto a parlarvi di questi prodotti. Allora, io ho preso tre cose. Ho preso il balsamo labbra, che è così, poi ve li faccio vedere bene uno per uno. Ho preso il body scrub e ho preso la body lotion. Allora, le profumazioni sono due. E per ognuna di queste profumazioni c'è appunto il gel doccia, la crema corpo, la crema mani, lo scrub, mentre il lip balm è sempre fresh vanilla, la profumazione. Partiamo proprio dal lip balm. La confezione è questa, vedete, spero riusciate a leggere, c'è scritto fresh vanilla. Io ho visto solo questa di profumazione, quindi credo ci sia solo questa. Questa è la confezione, vedete, un tubetto. È così, vedete? Ok, e questo è il prodotto. Allora, innanzitutto vedete subito, spicca proprio l'attenzione, che c'è scritto EcoCert. Questo marchio, anzi c'è scritto EcoCert Organic Cosmetics, questo marchio è un marchio francese che appunto certifica i prodotti biologici, marchio molto famoso tra l'altro. Questo lip balm costa 3,95 € e secondo me in proporzione è quello più costoso, perché se fate conto che una crema per il corpo costa 4,95 €, insomma, questo diciamo che è quello più costoso, però secondo me è anche il migliore. Perché? Allora, innanzitutto vi dico, il 99,3% degli ingredienti totali ha origine naturale, il 14,10% degli ingredienti totali provengono da cultura biologica. C'è anche il sito dell'EcoCert che ve lo metto magari nel box informazioni e niente, è prodotto in Svezia e va bene. Allora, innanzitutto cosa mi salta all'occhio? Io davanti l'avete visto c'è scritto lip balm. In realtà se voi lo girate dietro c'è scritto lip gloss. Quindi forse non hanno molto le idee chiare coloro che hanno fatto l'etichetta, però effettivamente io lo definirei un lucida labbra idratante. O almeno, più che idratante, direi protettivo.
Allora, questo Lucidalab ha un INCI assolutamente fantastico, cioè veramente fantastico. Dentro jojoba, cera d'api, vitamina E, vaniglia, estratti di frutta e dentro l'olio di semi di girasole. Basta, non ha dentro nient'altro. Quindi veramente sotto il punto di vista dell'INCI secondo me è il migliore in assoluto tra i prodotti di questa linea ed è veramente veramente ottimo. C'è da dire che vabbè, scade dopo 9 mesi dall'apertura. E c'è da dire che appunto non è però un lip balm, perché è proprio un lucidalabbra, cioè non pensate di usarlo come burro cacao, perché non lo è assolutamente. Ha proprio questa consistenza piuttosto lucida, piuttosto densa, data proprio dalla cera, secondo me, dalla cera alba. E non screpola assolutamente le labbra come magari fanno altri lucidalabbra, anzi è idratante, è protettivo, quindi da usare come lucidalabbra secondo me va benissimo. Anche da usare, secondo me è un ottimo prodotto per tutte quelle persone che hanno il vizio di mettersi il burro cacao ogni 5 minuti. Io è una cosa che non sopporto perché io non, a me non piace la sensazione del burro cacao, quindi io lo metto sempre prima di andare a dormire la sera. Quelle persone che invece adorano mettersi sempre il burro cacao sulle labbra, invece che mettersi sempre il burro cacao, che messo sempre non fa bene, perché se voi andate sempre a idratare troppo le vostre labbra, si seccheranno sempre di più. Stessa cosa della pelle, se voi andate a seccarla troppo si ingrasserà sempre di più, se voi andate a seccarla, a ingrassarla troppo si seccherà sempre di più. Dovete sempre bilanciare e la stessa cosa vale per le labbra. Se voi le andate a idratare troppo, le vostre labbra man mano che passa il tempo saranno sempre più secche e avranno sempre più la facilità proprio a seccarsi. Quindi un'ottima alternativa al burro cacao messo di continuo può essere questo, che non è un burro cacao, quindi non va comunque a idratare eccessivamente, ma va a proteggere e a dare quella sensazione di labbra morbide, perché comunque è un balsamo. I balsami non idratano, i balsami servono ad ammorbidire. Quindi questo secondo me va benissimo per tutte quelle persone che appunto, ripeto, hanno il vizio di mettersi sempre il burro cacao. Inoltre vi lascia le labbra comunque lucide, perché è un lucidalabbra a tutti gli effetti. Ripeto, ottimo INCI, quindi io questo ve lo consiglio. Non come burro cacao, ma per quello che ho spiegato prima va benissimo. Unica profumazione, che è tra l'altro molto tenue, non è assolutamente forte, è veramente molto molto tenue. In generale tutti i prodotti di questa linea sono molto tenui come profumazioni. Niente di forte, quindi se non vi piacciono le profumazioni forti, questa linea va benissimo. E niente. Assolutamente ottimo, è ovviamente trasparente, quindi non aspettatevi un lucidalabbra colorato, però comunque ottimo e questo costa 3,95 euro. Passiamo al body scrub. Qua c'è scritto, vedete, body scrub con il succo di mela e i granuli di albicocca. La profumazione è raspberry and melon. Ci tengo a dire che è proprio solo la profumazione, perché di melone e di raspberry non c'era dentro neanche proprio niente, zero assoluto, quindi è soltanto profumo. Ed è veramente molto tenue, come dicevo, per il lip balm. Sono 200 ml di prodotto, il lip balm erano 15 ml. Questo sono 200 ml di prodotto, appunto la linea Raspberry and Melon è quella rosa. Io ho preso il body scrub, ha dentro questi granulini effettivamente di nocciolo di albicocca, che fanno uno scrub veramente molto molto leggero, quindi non è assolutamente uno scrub vigoroso, assolutamente no. Molto molto leggero. L'unica cosa è che ovviamente è un prodotto che lava anche, perché ha dentro anche dei tensioattivi, quindi diciamo che è un gel doccia che fa lo scrub. Quindi non potete ovviamente stare lì troppo, perché come sapete sicuramente i gel doccia vanno sciacquati, non potete star lì 3 ore
passarvelo sul corpo perché sennò mi secca troppo la pelle. Quindi questa cosa non mi piace molto, preferisco gli scrub che non lavano perché altrimenti non posso star lì troppo tempo a scrubbarmi. Quindi vabbè, a parte questo comunque è un prodotto abbastanza buono, anche l'Inci è buono, devo dire, niente, non ho assolutamente niente da dire, anche qui sono quasi tutti ingredienti di origine naturale, il 10% degli ingredienti viene da agricoltura biologica, che effettivamente non è tanto, potevano sforzarsi un po' di più. Comunque niente, secondo me non è un prodotto delicatissimo però. Nonostante lo scrub sia delicato, come tensioattivi secondo me non è delicatissimo e soprattutto è aggravato dal fatto che ve lo dovete comunque passare sul corpo, quindi rimane sul corpo più di quanto dovrebbe rimanere un gel doccia. Quindi insomma niente, vedete un po' voi. Ultimo prodotto di cui vi parlo è la body lotion ed è questa qua. Vedete, c'è scritto con succo di mela e olio di semi di girasole. La profumazione è lavanda e menta e in generale appunto la linea di questo colore ha proprio questa profumazione. Anche qua sono 200 ml e questa è una crema corpo. Il problema di questa crema qual è? Allora, se voi andate a leggere dietro in tutte le lingue c'è scritto: lozione per il corpo naturalmente idratante a base di olio di semi di girasole, olio di colza e succo di mela biologici. Ora, non c'è dubbio sul fatto che questi ingredienti siano biologici, va bene, mi fido, lo certifica l'EcoCert, quindi va bene. Il problema qual è? Che questa crema, ovviamente, avendo un prezzo di 4,95 euro, non contiene ingredienti pregiati, diciamo, come può essere un olio d'argan, per esempio, o anche un burro di karité. Qua ci sono proprio ingredienti un po' poveri. Infatti è una crema abbastanza leggera, cioè ottima per l'estate, perché non contiene cose particolarmente idratanti, contiene degli ingredienti un po' scadenti, cioè diciamolo chiaramente, che costano poco. L'olio di colza si usa per fare il carburante per le macchine, cioè, quindi non è un olio pregiato, assolutamente, è uno dei più scadenti, poi sicuramente anche lui avrà le sue proprietà. Però ecco qui spiegato il motivo per cui costa 4,95 euro un prodotto biologico. Perché ovviamente non contiene ingredienti pregiati e neanche così tanto idratanti. Quindi questa io sinceramente non me la consiglio tanto. Non è neanche facile da stendere. Qualche euro in più vi prendete una crema fitocose che ha dentro ingredienti 100.000 volte milioni di questi. Quindi questa come ingredienti non mi piace. Non tanto perché abbia dei bollini rossi, ma più che altro proprio perché non, cioè, contiene cioè, materie prime, sì, naturali, però comunque abbastanza scadenti, cioè cose che costano poco, ovviamente. Non so, io l'olio di colza sinceramente mi fa un po' impressione spalmarmelo addosso. Vabbè, poi sicuramente anche lui avrà le sue buone proprietà, per carità, è sempre naturale, però insomma, si mette nelle macchine. Vabbè. Quindi niente, queste sono le mie recensioni su questi prodotti. Niente, la morale è che ovviamente dei prodotti che costano poco, insomma, c'è sempre un perché. Quindi io vi consiglio di spendere qualche euro in più e prendervi un prodotto con dentro magari del gel d'aloe, del burro di karité, che sicuramente vi fanno molto molto meglio. Se invece siete proprio all'inizio con il vostro percorso biologico, possono andare bene anche questi. Niente, io sono stata breve perché devo tornare a lavorare. Vi mando un mega bacio e alla prossima. Ciao!